Ok, dovrebbe andare tutto, spero. Ciao ragazzi, bentornati. Ho aggiornato la categoria? Sì. Bentornati su Metal Gear Solid 2. Adesso accendo il telefono con la chat. Stasera sono arrivato proprio pelo pelo, giusto io di qua alle 8 e ho dovuto fare i miracoli per fare il setup. Comunque. Partiamo, io direi che partiamo, dai. Partiamo al volo. Aspettate che metto la chat. Dove eravamo rimasti? Allora. Avevo appena beccato Ames con il microfono direzionale. E quella specie di Grey Fox mi aveva fatto scappare su per le scale. E poi ho spento. Però onestamente non ricordo di preciso che cosa dovessi fare, quindi adesso immagino che rivivrò il momento. Aspettate che abbiamo la chat, ok. Ah, ok, non abbiamo neanche il coso. Schifo. Ciao bro, non vedo neanche quanta gente c'è collegata, però vabbè. Allora, Roberto ha fatto una cosa. Io non so come funziona, ha messo degli affari da far comparire a schermo tipo degli alerts. E oggi ho riscattato siediti bene. Sono seduto bene. Ma a schermo non è venuto niente, Roberto. Vabbè, aspetta. Switch in game. E avvio. Oh Madonna. Forse. Oh, che cazzo, dai, ma guarda che roba. Aspetta. Ha rifatto la stessa cosa dell'altro giorno. Aspetta un secondo, eh. Devo fare una cosa brutta. Devo riavviare la capture card. Adesso dovrebbe. L'altra volta perlomeno ha funzionato. Io spero che funzioni anche adesso. Ok, riavviata. Vediamo se adesso fa. Ti prego, funziona perché mi incazzo forte. Si vede che ha aggiornato Windows, eh? Madonna mia, ma guardate che cazzo. Oh, ho fatto la prova prima e funzionava, eh? Il bello è quello. Oh. Evviva! Ciao Bri, ciao Andrea. No, niente talk show stasera, Metal Gear. Allora, Roberto ha fatto sta cosa. Provate a riscattare qualcosa coi bit. Ci dovrebbe essere scritto. Io non so se viene qualcosa a schermo, sinceramente. Però è una cosa in simil beta testing. Io mi è sembrato di vedere che lui avesse messo roba con questa schermata. Che quindi riscattando veniva un alert qui sotto. Ma non so, onestamente, perché l'ha fatto lui. Sgranchirsi. Io non vedo niente. Non so se vedete qualcosa voi. Però. Mi sgranchisco. Io vi consiglio di stare fermi e non riscattare niente finché non arriva Robby e prova a darci una sistemata. Comunque, credo di fare fin verso le. Non so, dipende a che ora vuole andare a letto Robby, perché poi devo lavorare al Metal Gear. Ok, load game. L'audio va tutto bene, perché ci ha aggiornato Windows e ci aveva sminchiato tutto il programma. Allora, adesso ho veramente difficoltà a capire che cosa. Dove cazzo devo andare? Mi sembra che dovessi scappare e mi. Dovevo stare attento perché cercavano appunto una persona senza il casco. Get out of Shell 1. According to Ames, the president is on the first floor of Shell 2's core. Cross the connecting bridge from the north side of Strut D to get to Shell 2. That's where you need to go. Dal lato nord del supporto D. Quindi.
Ah, ok, devo passare da qua e andare laggiù. Merda. Cazzo. Ups. Ok, non è un inizio dei migliori e credo che quasi quasi mi farò ammazzare e ricomincerò perché veramente non ho. Ho guardato il radar stile Metal Gear 1 e pensavo che il nemico fosse fuori. Fate in fretta, ok. Fai come Otacon che non sai che monta delle testate nucleari sulla stampa 3D. Raiden! Farò come lui. Allora, a me basta tornare all'1 in teoria. Cazzo! Vabbè. Avevo abbastanza rifornimenti per far un po' vedere quanta roba c'ho. Vabbè, dai, non sto messo male. Qui sono in dubbio se usare una shaft perché ho paura che quella mi becchi. E sai cosa? Io provo a passare relativamente largo. Cazzo no, porca puttana. Madonna mia. Cos'hai riscattato? Ma che roba è? Roberto! Ecco. No. Decisamente è il modo sbagliato. Ciao Pier. Decisamente è il modo sbagliato di approcciare tutta questa situazione. Ma come cazzo gli passo? Oltre a quelli. No, no, che merda. Ma che cosa sarebbe la modalità canora? No, ma vedi, cioè, io gli ho detto a Robè, non mi mettere ste cazzate qui mentre faccio Metal Gear. Canta. Come canta? Perché? Cioè, una cosa gli ho detto, non mi mettere ste stronzate mentre gioco a Metal Gear, perché tanto non riesco neanche a guardare tanto la chat. Oh no, 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 devo andare di qua. Andrea, devi capire una cosa, io non sono informato su queste cose. Ma scusami, non c'è un modo per noi di ridarteli indietro. Se vuoi canto, ma in un momento in cui sono meno concentrato. Per quanto devo cantare, poi scusami. Fai cantare tuo fratello! Ora glielo dico. Quando arriva glielo dico, anche perché io gli ho detto... Beh, effettivamente sì, avevo detto di aspettare, però. Cioè, io a Robby gli avevo detto, sinceramente, di aspettare a fare queste cazzate qui, perché... Cioè, onestamente, a parte che non sono molto informato su quello che ha messo, mi ha detto qualcosa prima, ma...
Non ricordo tutto bene. Ma è una cosa di Twitch proprio quella lì, bro. Cioè, tu a tutti gli effetti puoi sospendere la gente con quel metodo. Cioè, è una stronzata, ne sono pienamente consapevole. Che poi, cioè, per spendere 3000 cosi... Cazzo, porca troia. Ma chi cazzo l'ha visto questo? No use per la scatola. Stattene lì. Ho così tanti punti che posso fare come Thanos. Sospendo il 50% degli utenti Twitch. Niente parolacce, posso farlo. Cerco di farci anche tutta la live se riesco. Sai cosa? Io preferisco la SOCOM senza... E con la SOCOM ci uccido proprio. Allora, i punti... sospendi eccetera sono fatti per le persone che ti seguono, non li fai in 2 minuti quei punti lì, ci vuole del tempo. Ok. Poi vanno settati, se vogliono sospendere qualcuno metterlo in time out, sono 300 secondi, 5 minuti di silenzio. Si usa su Twitch nelle comunità attive per farsi dispetti uno con l'altro, quindi tenere attiva la chat, capisci? Sono metodi di engagement per il pubblico. Quello di cantare non ti costa niente, invece che parlare. Quindi invece di parlare devo cantare. Invece di cantare. Sì, però dalla prossima me lo levi, perché io fare ste cazzate mentre gioco una roba seria non mi va. Vabbè, quello era per prova, non rompere i coglioni. Va bene? Va bene. Qualche comando si può lasciare, qualche comando si può togliere, li rimettiamo un po' alla volta. Bene. Ok, va bene. Dai, non rompere i coglioni, fammi mangiare. Dai, mo vado avanti, non mi rompere il cazzo, Roberto, vai via. Cosa? Almeno cantala sulle note di Bugo. Però qua è una cazzata di dare i poteri da mod con i punti. Ma guarda che è proprio una roba di... di... oh, snap. È proprio una roba di Twitch. Ma guarda che anche io sono rimasto abbastanza stunnato da sta cosa. Perché... no. Somebody there. Unable to find the AWOL soldier. Nothing else to report. Ok. Non credo che puoi sospendere un mod, onestamente, sui mod non credo. C'è pure di peggio, tipo? Come fa a non vedermi? Vabbè, adesso appena rifà una roba del genere... oh, oggetto. Cavolo, si ferma anche tanto lì. Ma io ne so quanto Eugio, perché onestamente io e Twitch non... cioè non è che lo conosco così tanto io. Cioè ci streamo perché ci streamo. Ma sinceramente parlando non sono pratico di sta roba. Madonna, ti scoppio la testa. Cazzo. Ora, se Dio vuole, io riesco a passare di qua.
Perché è di livello 3? Bene. Siediti bene, bevi. Scusami. Aspetta che ho messo l'acqua lontano. Che succede? Oh Dio santo, guarda che roba. Pieno di bombe. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtechs will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtechs. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. No, non c'è il comando datti uno schiaffo. Quello è Semtex e quello è... That's the Semtex. And that must be the control unit. Ok, vi do un annuncio. Più bevo e prima finisce la live, eh? Perché... Sì, e che cazzo sono? Sai cosa faccio? Ho bevuto praticamente un litro d'acqua. Però non è venuto a schermo, Robby, non doveva venire a schermo quella cosa lì. Questa è una control unit. Scusami, ma l'M9. Ah no, aspetta. Se attivi il chat a schermo si vede. Ah, spara ai gabbiani. Oh, metti la pistola. No, quello no, quello no. Aspetta. Perché sparargli quando sono in volo? No. Perché mi hai fatto fare questa cosa bruttissima? Che brutto. Sei proprio cattivo, bro. Ok, aspetta. A rigor di logica posso passare. A me sembra di averle, di aver sparato a tuo fratello, come è morto quel povero gabbiano. Spara alla bandiera. Cioè, ma... Figo, interagisce pure. Basta. Se mi ha fermato sulla scala c'è un motivo. You haven't destroyed all the control units yet. Use the first person view or the sniper scope to look around. Spara alla bomba. Vaffanculo. Allora, quelli là li ho colpiti e va bene. Quello là l'ho preso.
Aspetta un attimo. Ah! Bastardo. Sono 3 minuti in teoria quelle cose lì, però cazzo, dovrebbe esserci un roba a schermo allora. Ah, ce l'avevo, che stupido, mamma mia. Oh, io, detta sinceramente, non vedo altri control unit da nessuna parte. Va bene, ciao Andre. Ci vediamo dopo se ritorni. Ah, eccola là una. Madonna, farò una strage. Oddio, levateli di torno. Ok. Vabbè, PSG1 non ce l'ho. Oh, oh. Ma porca troia, uno è in cima al robot, al Cypher. E io non ho un PSG1. Posso pensare di colpirlo così, con un po' di pazienza. Aspetta un attimo. Secondo me non ci arrivo proprio. A parte che è impossibile che non ci arrivo, ci devo arrivare per forza. Sono io che sto mirando a merda di cane. Aspetta, adesso torna qui. Ma se io sparo direttamente al robot, non si dovrebbe rompere? No, ok, lo tiene direttamente su e basta. Mi avvicino di un pelo. Non farà la differenza, ma farà la differenza. Ok, si sposta più o meno qui. Troppo in alto. Madonna. Cazzo, eppure ero convinto di averlo preso. Aspetta. Sta storia onestamente non mi convince. O è troppo lontano e non posso farlo con la pistola. Sai che c'è? Io provo giusto un'altra volta per scrupolo. Eppure ero convinto di poterlo fare. Allora, adesso provo a fare una cosa. Io rimango fermo e quando lui arriva su quel punto, perché tanto ci deve tornare, io gli sparo. Ok, adesso deve venire in giù. Ma che cazzo. No, allora mi serve per forza il check-in. Quelli lì sono sicuro al 1000x1000 che sarebbero andati a segno. A meno che non tenga conto della cadenza del proiettile e debbo mirare più in alto. Ma non credo, perché quando ho fatto quello... Oh, fermi. Aspetta. Che ho visto il mirino che gli batteva addosso. Forse serve solo un colpo estremamente preciso. Sì, esatto, Bri. Dio santo, però.
Andiamo a prendere il cecchino. Il fucile da cecchino. Sono rotto il cazzius. Allora, se devo andare là, teoricamente, che giro ho fatto prima? Aspetta. Qui al core di Shell 1, secondo me se dovesse essere... Aspetta. Non è detto che sia lì. Quella porta che livello è? Onestamente non credo di dover passare di qua. No. Non credo proprio. A meno che questa non fosse una porta di livello 3, ma io non credo. Fammi vedere. No, è un ponte normale. Allora, forse, ma forse... Il fucile da cecchino stava dove prima. Quindi io direi di provare a tornare al core, al nucleo. Scendiamo con un po' di pazienza. Ci diamo un'occhiata. Ora, qui c'è un tipo che potrebbe sgamarmi. Io metto la M9 e lo addormento. Madonna. Niente. Ha deciso che oggi non mi droppano nulla. Ero straconvinto che l'avrei trovato di qua il PSG. Che me ne stavano pure parlando. Vedi che sono stato stronzo a non esplorare? Potrò mai vederlo da qua. Madonna. Ciao Ale, ma per adesso bene, sto andando a prendere il fucile da cecchino che presumo che sia nel nucleo C, qua sì, nel nucleo C, nel nucleo A, nel Shell 1 Core, perché ho qualche difficoltà. Oh Madonna santa, no vabbè, oddio. Ecco, sapevo che tanto facevo una stronzata, no? Stupido coglione con la mira di merda. Ma chi non è? Ah, ok, state parlando della schiena di Roby. Ok, io mi fermo un secondo. Vediamo come si evolve la situazione. Madonna, sono proprio lì che camperano. Comunque ho molta più familiarità con il mirino di questa.
Credo però di poter passare a questo punto se ho le chaff. Ok, non ho le chaff, quindi credo di doverci andare un attimo piano. Sono due lì. Madonna, ma no, come mai non si sblocca per niente il radar? Madonna, ma quelli presidiano costantemente il ponte? Tostissimo, cazzo. Ah, ok, adesso sta scendendo. E magari uno se ne andrà. Almeno uno sarebbe già qualcosa. Non ce l'ho. Ne avevo una sola e l'ho usata per passare prima. E sarà un bel problema perché dentro l'era pieno di telecamere, però devo assolutamente cercare di trovare il fucile dal cecchino, perché da quello che mi è sembrato, almeno, cioè io sono abbastanza sicuro di, non sempre ma qualche volta, di averlo colpito il sensore. Quindi penso che potrei aver bisogno del fucile dal cecchino, dato che ho le munizioni del fucile proprio lì accanto, e mi viene suggerito di usare quello e quell'altro. Ciao Francesco. Ah, sei fisioterapista? Ok. Devo passare questo punto qua. Aspetta. Questo, se non sbaglio. Per andare a prendere il presidente nel core di Shell 2. No, ok, sono sempre tre, non è cambiato niente. Beh, senza chaff sarà un problema se questi non si spostano mai. Oh, che cazzo. Madonna, ne va via uno, ne torna un altro. Magari il PSG 1 è nell'armeria. Cazzo, ma non c'ero già stato poi nell'armeria, scusami. Quindi al magazzino della struttura F. Oppure l'armeria del primo. Oh merda, ma vaffanculo, va. Beh, effettivamente col fatto che mi hanno dato la tessera di livello 3. Vedi, se avessi esplorato fin da subito il core di Shell 1, non mi sarei fatto questi dubbi. Un suggerimento velato per non farmi perdere del tempo. Comunque ci tornerei volentieri al core di Shell 1, perché mi sono sicuramente perso delle robe. Allora, questo viene in su. No, è andato là. Sono proprio.
sono due che stanno appiccicati. Io, che fai? Non vorrei mica venire qui. Vaffanculo, va. Ora adesso dovrebbe esserci tipo stecchito. Spero che mi droppi delle granate. No, però meglio di niente. È proprio cagare a giocare, che puoi dire? Aspetta che ora quello... Ah, niente, ci ha ripensato. Vabbè, meglio così. Ok, aspettiamo un attimo. Ragazzi, rifatevi gli occhi con Claudio che gioca. Non ho sentito niente. Ma io non parlo con te, io sì, parlo con loro. Hanno scritto la voce della verità. Niente, ho fatto i complimenti. Vado a fare videochiamata. Non si sa mai che entrasse. Non entrano, ma se entrano. Oh cazzo, è entrato davvero qualcuno? No, ok, no, non sono entrati. Sono mai entrati. Probabilmente erano solo qui davanti alla porta. Ok, c'è uno sotto. Uno alle mie spalle. Qua davanti non dovrei avere nessuno. Ok, adesso arriva qualcuno, quindi aspettiamo. Oh, che cazzo, vai, vai. Questa è sempre una porta livello 2, però... Oh, damn, non venire qua. Livello 3. Una sbranca di granate. Beh. Io dove ho trovato la M9. Qua no. Che sia di sotto. No, ok, deve essere qua per forza, allora. Oh, grazie, Bri. Sei stato molto simpatico. Use your PSG-1 to take out the IR sensor's control units. Head to the connecting bridge between shells 1 and 2. Ok. E mo andiamo avanti. Aspettiamo anzi un attimo.
Madonna. E che cazzo. Mi pesa usare di nuovo la pistola per steccare qualcuno, perché non ho neanche... cioè, ho consumato un sacco di colpi. Mi sa che sarò obbligato a colpire qualcuno alla testa mentre si sposta. Oh. Io corro come un matto. Aspetta. No, non l'azzardo, è fatto bene. Non male che non l'ho azzardata. Ora invece avrei fatto bene a passare. Ho fame, guarda pure dritto. Appena sposta la visuale da una parte, parto come un matto. Ok. Là devo andare. No vabbè, ma che cazzo. È una mia impressione o ogni tanto si ferma la mira? Che cazzo? Oddio, devo sparare sopra. Oh, quella lì del gabbiano però è stata fantastica. Io quella la clipperei proprio. Cioè, ero convinto, avevo la mira lì davanti, proprio pam, sparato in faccia al gabbiano. Gabbiano suicida. Ma guardiamolo un po' meglio quell'affare, ma che cazzo? Scusami, ma... ma per quale cazzo di ragione è esploso? Cioè, letteralmente, quella è l'unità di controllo sulla testa.
Forse devo sparare più verso la luce. Più in mezzo proprio. Non so proprio perché si è esploso, scusami. Cioè, lo sto guardando, ma giuro, non capisco. Sai che faccio? Io mo provo a risparare dove è prima. Cioè, non proprio dove è prima. Aspetta, sto fermo qua. Ah, va bene, va bene. Ok, ora torni qua, per favore. Che sono già pronto. Secondo me devi eliminare... Ok, quindi la cosa che mi viene in mente è che io ho sparato troppo basso e ho preso il robot. Perché gli ho preso la faccia. Mirerò più in alto. Meno male che ho il sangue freddo e vi ignoro che scrivete ste cazzate, sennò a quest'ora avevo già bloccata la chat. Forse mirando in alto così dovrei avere... Sai che... Ma io che cazzo. Sì, beh, quella era molto, molto dritta, Claudio, complimentissimo. Ok, il proiettile quindi non ha cadenza. Allora devo per forza sparargli lì. Sì, ma non c'ho modo per abbassare la... Madonna mia. La sensibilità, perché... Dio santo. Oh. Mo' è disattivato tutto, eh? Per forza. Di facco. Ok, io sinceramente non vedo altro. Poi a meno che non le abbiano sparse anche da un'altra parte, ma personalmente mi sembra di averle rotte. Se stanno anche là sulla porta, non vorrei che fossero ad uno degli estremi. No. Quello gliel'ho scoppiato. Quelli li ho rotti. Dietro mi sembra che ce ne fosse uno solo. Quindi a meno che io non mi stia perdendo qualche cosa... È che perché non mi hanno avvisato? Complimenti, hai fatto questo. Capito? Questo mi scoraggia un po'. Ma sai che c'è? Io salvo e provo a passare. Cioè, veramente non ne vedo altri. Oh Madonna, devo parlare con Rose. What can I do for you, Jack? Ma veramente non ne vedo altri, quindi o provo ad andare e mi rendo conto che mi manca sicuramente qualcosa. Ma anche secondo me ne manca uno. No. I see. You said you had something you wanted to talk to me about. What was it? We'll talk about it tomorrow. Why does it have to be tomorrow? So I can build up enough courage first. And so you won't run away. I would never do something like that. Liar. Every time I want to talk about something, you suddenly remember that you have some work you have to do, or you get a stomach ache. Hey, that's not... You know it's true. What are you so afraid of? I'm not afraid of anything, and I won't try to run away. Is that so? Well then, we'll talk tomorrow. Yeah. So you have to come back, okay? I know. Quelle due là le ho rotte. Quelle due le ho prese. Là ce n'era una nascosta dai gabbiani. E ho preso pure quella.
Mi sembra di fare quel gioco in cui devi trovare gli oggetti in un'immagine e ci perdi 45 anni. Cioè, io non credo neanche che sia sempre quello là, perché Gesù benedetto, è spento sopra. Al massimo causo un danno ambientale senza precedenti, ma tanto ho salvato. Oh, io giuro, io non vedo proprio nient'altro. Aspetta un po'. Quella bandiera là non me la conta giusta. No, impossibile. Ma scusa, non puoi fartela per di fuori? In che senso? Aspetta. Oh, io giuro, io non vedo un cazzo. Appeso. Madonna, non credo, se no non mi avrebbero neanche fatto sparare a tutte ste cose. Raiden, what you see there is a booby trap consisting of an infrared sensor and semtex. The semtex will detonate if the IR beam from the sensor is disturbed. Whatever you do, don't touch the IR beam. But there's no way to get through there without crossing the beam. Neutralize all the control units for the IR sensor. Those control units and the distance are obviously out of handgun range. What do I do then? Use the sniper rifle to take them out. Use the PSG-1. Se mi ha detto così, secondo me significa che me ne manca una che è abbastanza lontana da me. Però onestamente non credo di poterlo fare appeso, sarebbe completamente insensato come cosa. È che cosa, cioè, dove cazzo può essere? A meno che non sia veramente ad uno degli altri ponti, una cosa di questo genere. Ma mi riesce proprio difficile pensarlo, eh. Cioè, sarebbe semplicemente da pazzi nascondere una roba in un punto di questi. Ma sai, a rigor di logica, non sarebbe neanche sbagliato il concetto di farselo appeso. Se posso appendermi da un'altra parte, non vedo perché non mi possa appendere qua. Però capisco che ai fini del... non cambierà un cazzo, ma magari guardare le cose da un'altra prospettiva. Aspetta, ma senza che utilizzo il cecchino. Allora, diamo un'occhiata. Qui ce n'era uno e l'ho disattivato. Questi due li ho disattivati. Poi c'era quello là in fondo, cioè quello là, che l'ho disattivato. Uno e due disattivati, quello là disattivato. Cioè, ma dove cazzo può essere un terzo? Uno era qui sopra la porta ed era una grandissima infamata. Mi faccio prendere dalla situazione. La risposta è davanti a te. Beh, il fatto che l'ho letto con un ottimo ritardo lo rende un suggerimento molto vago, però... Oh. Ora, io mi auguro che quello laggiù l'ho rotto. Ed effettivamente l'ho rotto. Qua sopra non c'è altro. Questi li ho rotti.
E questo pure. Sì, ma senti, cioè, io non vorrei che ci fosse dietro il tranello ed in realtà posso passare. Cioè, nella mia testa si sta insinuando questo dubbio. E sento che finché non me lo levo di testa, cioè, mi rimane, capito? Io mi dico, cavolo, ma li ho fatti tutti, non ne vedo altri, significa che posso passare. Sto pensando, prima i gabbiani stavano tutti. Nel frattempo sulla terraferma la razza umana si è estinta. Vabbè, senti, io credo di dover prendere consapevolezza e morire. Morirò con stile. Per un secondo che ha fatto schermo nero ho detto aspetta, non dimmi che ho aspettato per niente. Ok, effettivamente mi manca qualcosa. Però almeno adesso che lo so, lo cerco sapendo che non devo aspettare. You didn't get all the control units. You weren't thorough enough. Lo so. Take a good look at the airborne cipher. You can see the control unit for the IR sensor. The control unit is right above cipher's. Ma l'ho già fatto. Avoid shooting the camera at all costs. Looks like if a cipher is shot down, the resulting signal will trigger an explosion. Il cipher l'avevo fatto. Target only the control unit on the upper part of the cipher. Aim for the blinking light. Cazzo Snake, mi prendi. Ok, lo ha rimesso praticamente in funzione. E ok, va bene. Ti ho detto che devi fartela a pelo. Ma cazzo, il punto è che cioè, mi ha suggerito una cosa che ho già fatto. Se me l'ha presa in giro. No, aspetta. Aspetta. Eh? Sentita la dia. Ma scusami, gliel'ho fatta la luce, non ce l'ha più. Ce l'ha più la lucetta sopra. Infatti questa allora l'ho fatto. Cioè Snake mi dice di sparare a quello. Io cioè non vedo nient'altro. Li ho fatti tutti quelli che vedo. Uno, due, tre. Hai guardato anche cinque. Le porte quelle in fondo? Sì, sì, sì. Toh, aspetta. Ci ho guardato pure con il telescopio. A me era venuto in mente che una potesse essere rimpiattata dietro la bandiera. Oh, hai visto? Fanculo. Dai. Senti, usiamo un pentasema. Intanto io spero di non doverlo utilizzare troppe volte poi all'interno del gioco. Guarda che ci puoi sparare lo stesso. Sì, ma volevo avere la certezza che fosse Rioli. Ok, adesso sento che posso andare. Mi raccomando, ragazzi, sgranchisci. Ah. Tra poco mi sa che sgranchisco veramente perché devo andare a far pipì. It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Plissken, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? Right. No, nothing like that. Ooh. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? Com'è che non viene lasciato? It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make two trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later.
Tutto bene, dai, tu. Colonel, I need bene che ci ho sparato alla... alla cosa. La bandiera, ma ho sparato all'angolo. A.K.A. Hal Emmerich, Ph.D., a Shadow Moses survivor. Volevo giusto bere. Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true. But they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Posso cazzine, devo assolutamente andare a fare pipì. Oh, damn, eccolo lì. Sembrava molto familiare quel gesto, così. E questo che cazzo è? I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Ho tolto quelli che tirate più fastidio, ho lasciato sopra. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. Pleasant surprise, brother. Save it, and you'll work on mine. Don't say you've forgotten me, Snake. È Solidus questo. Snake? Right, take cover! C'è tutta sta fatica per cosa? Impersonating him. I'm a whole different game from Liquid. Spettacolo. That the best you can do, Snake. It's the Harrier.
drown you fools for interfering! Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. Ok, devo prendermi un secondo di pausa perché sto rischiando veramente di morire. Credo di riuscire a fare un'altra oretta. Arrivo tra un nanosecondo. Niente, c'ho da riandarci tra un attimo perché c'è la sala. Quel cazzo. Dai, via. Faccio un pezzo qui. Eh sì, faccio forse anche meno perché non so quanto mi ci vorrà fare cose mi tagliano. Voglio andare a letto presto. Madonna. Oh. Cazzo, ha fatto il giro. Buono però che stronzo che sono. Perlomeno l'ho preso. Oddio santo però che cazzo. Immagino che smetti di... Eh? Ok.
Vai, arrivo tra un secondo. Mamma non vuole entrare, vuole rompere il cazzo, non se l'ha fatta uscire. Il catetere. Madonna, ho lasciato i buffi con i loro. Non so neanche se sono centrato. Mettimi OBS. Eccolo qui. Sì, ma è la lagga, cazzo. Vabbè, dai, mi frenassi. Che c'entra? Non è andato a segno. Oh, oh, oh. Ma Dio mio. Bella però sta roba lì. Sì, vabbè, ma come cazzo fai? Una volta che lo prendo. Madonna mia. Doggio un cazzo, sinceramente, con sta roba qui. Che scherzo. Ma come fa a lisciarlo da così vicino? Pure posizioni, anche se non è che cambia granché la posizione dell'arena, no, no, no. Tutto uguale. Ma cazzo, ero angolato male, molto più tosta di quella contro line di sul primo Metal Gear, eh?
Oh cazzo, cazzo. O dovrebbe spuntare. Mo esplode. E oh. Madonna mia, no. Cazzo. Più che altro si sposta in un modo che mi sembra quasi illogico, capito? Ed è questa la cosa forte. Oh merda. Che vedi, io sono convinto di essere messo nella posizione giusta, però lui si sposta di un millimetro e mi piglia. Devo fare più attenzione. Ok, adesso va lontano e io mi nascondo. Lui passa. Ok, e questa è già una roba che ho capito extra. Oh, maledetto, infame pure questo. Madonna! I'll let you go out in style. Ok, devo impegnarmi decisamente di più e... Però ho capito qualche piccolo trick extra, come quello lì di potermi girare e spararmi quando... Bello, fico. Molto più impegnativo dell'Hind. No, cazzo. Questo è Snake. Non credo di doverlo menare, poraccio. No, però. Cazzo, pensavo di essere in copertura, onestamente. Madonna. Madonna! Sono stato graziato che non sono stato colpito da sta raffica ai proiettili. Ah, okay.
È sparito? Sì, ok. A rigor di logica, se io adesso mi metto qui, non credo che mi prenda. Ok, infatti non mi ha preso bene. Benone. Mi sono preso una botta non da poco, Oddio mio. Credo e spero di essere nella angolazione corretta. No. Ok, devo comunque stare parallelo a... Madonna mia, proprio un cazzo. Cazzo, fanculo. Madonna, questo non lo posso evitare. Forse andando giù. Decisamente. Oh, cazzo, 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 cazzo. Sto sorcio maledetto. No, è che sto va... Io non volevo mettermi lì, però vabbè. Ciao Anthony. Vita, ma sto giocando anche, mi sembra troppo aggressivo, quindi ho paura che... No, cazzo però. Ma vaffanculo. Ma perché l'hai fatto girato di qua? Thank you.
No, vabbè. Ho paura di esplodere. Dove sta? Oddio, era dietro. Va contro di... dai, dai, ti prego. Cosa ha buttato? Oh! No, cazzo! Vabbè, piano piano lo sto tirando giù, Che cazzo di scorsi fai, Robby? No, ce la farò, ce la farò. Oh, merda, ma anche da sotto allora. Unexpected questo, devo ammetterlo. Madonna, ero convinto che smettesse di sparare quando Snake ha detto mo' fermo. Ok. Adesso credo di potermi fermare qui e di colpirlo. Sono venuto adesso a live e sto recuperando quelle vecchie. Preferisco stare zitto. Va bene. Dai. Mi fanno notare che è colpa mia se non sai giocare. Mi sono perso l'occasione. Capito? Mi basta un colpetto. Mi basta però. Dove sta? Oddio, è dietro. Prendiamocela con appena più calma. Credo che manchi... credo realisticamente che manchi un colpo. Non essere abile. Sono stato abile. Però farlo dall'alto secondo me è meglio. Oh, cazzo. There's something coming up. Godzilla.
ma corre sull'acqua. Non l'hai visto nulla. Hey, what's that? It's running on water. Madonna, fare questo qui in boss fight mi immagino già che cosa sarà. No, il primo l'ho finito in 16 ore, tipo qui sto a 10. Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh, the president's all yours. Okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers, everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception for our own protection. We stole his frozen body from someone. Addirittura il sottotitolo in inglese hanno lasciato. Che teste di cazzo. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change. And that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember? That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Sto 11 ore spaccate, 11:05. Colonel, Metal Gear is already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here. We bleed. We die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake.
that has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Che narrazione. Che figo. Oddio no! Ma vaffanculo. Jack! Questa è stata veramente la morte più da coglione che avrei mai potuto fare. No, sai che non lo gioco, non me ne frega proprio un cazzo. C'hai narrazione. Eh? C'avevi narrazione sulle scale. Dietro. Lì sotto. Mi si vedeva da giù. Non so se c'è ancora, prima c'era. No, non ce la faccio. E dovrei rotolare però. Aspetta. Ho sentito tipo uno squillo, pensavo fosse il telefono. Magari era il fuoco. Un uomo in fiamme. Però ti pago se lo giochi. No, sai che fai la pressione. Che per fare la pressione potenziarti se ti appendi? Ah sì sì, me lo hanno detto. Io credo di... Vedi che c'è il grip a livello 1, lo puoi portare anche a livello 2, eccetera. E ti converrebbe farlo. Ma io credo di essere sul punto giusto. Okay. Ti attento alle cacche. Vuol dire se c'è... Oh madonna. Ma come cazzo ci torno indietro? Non ci torno. Ma brutto stronzo che non so altro. Vabbè, immagino di poter fare il giro lungo poi. This is not a pretty sight. Hurry up and check the situation. Tanto è inutile, non lo gioco. Ma di ok, ma hai visto che cazzo ha fatto? Cioè, ho pure tirato su! Cario, sei te, vedi il problema, sei te, devi farti la convergenza ai pollici. Cazzo, ma se tiro su così come fa ad andare in basso, Dio? Cioè, c'è da essere stronzi, datti pazienza. Porca madonna. Vai a prendere gli oggetti ora. E infatti ora prima faccio il giro dall'altra parte. Madonna, voi ci manca che scivolo sulla merda qui. Basta non correrci sulla merda per non scivolarci. Scusa, eh. Oh. Non ci dovevi andare, mi sa, troppo alto. No, non ci potevo andare neanche prima, mi sa. Allora lì. Ma sinceramente non è per il discorso del è sofferenza portarlo in live, ok, che non mi interessa proprio, cioè perderei tempo. Ma portalo, ma che ti frega? Ma preferisco giocare a qualcosa che mi interessa, cazzo. Ma gioca a qualcosa che ti chiede la gente che ti segue. È giusto anche fare le cose per chi ti segue. Io ho portato Hollow Knight, non me ne fregava niente, e poi è stata un'esperienza che mi è piaciuta. Se lo porti te si divertono anche, perché fai cacare a giocare e quello lo divertirebbe. Vabbè, poi vediamo. Finito Metal Gear, quando avrò finito Metal Gear, vediamo. Perché ha fatto sta cosa? Cioè, io letteralmente ho mollato quello, non ho toccato nulla. Va bene, intanto faccio Metal Gear, poi vedremo. Fanculo, quindi non ci ho pensato. Dai, cazzo. E uno dorme. Preso? Io non dubito che mi tiro male.
Ah, ma c'è poco. Ah, sai cosa faccio? Io mo mi sono rotto il cazzo, eh. Post Metal Gear, vediamo. È stato bello utilizzare l'M4 per la prima volta. Oddio, no, vaffanculo. Pensavo e speravo che rimanessi appeso perché ero con il busto in aria e facesse come prima. Devo farlo in piedi e andare più pianino, stando attento alle persone alle finestre. Oh. Brisa, che ti hai strusciare? L'ultima volta che ho strusciato, Roby, sono volato di sotto. Oh, io provo a fare come il primo. Ok, meno male. Oddio, ma come cazzo fa? Aspetta che leggo cosa ha scritto Evo. Ti dirò, io ho amato Bloodborne, che era il mio primo Souls, e l'ho droppato praticamente alla fine. Ero troppo provato, ho giocato da solo, non conoscevo nessuno a cui chiedere aiuto e quindi avevo abbandonato l'idea di Sekiro, anche se mi piaceva il setting. Poi gli amici mi hanno spinto a prendere, mi sono accorto e ho fatto l'accordo che lo prendevo se mi seguivano in live e l'ho amato. Voglio dire, quando affronterò per la seconda volta Gufo. Il bello è che ho pure fatto le guide con Roby. Quindi per assurdo alcune boss fight sono come devono essere fatte. Ma non ci penso neanche a passare con questo che piscia. Invece sai che facciamo? Io ci passo. Sono fatto pisciare in testa, sì. Per salvare il mondo questo è altro. Oh madonna. Fermatici sotto. Ah, io sono passato e basta. Mica volevo farmi umiliare a tal punto. Ma sono le cose ganze di Kojima, le devi sperimentare. Vedi un goccio di piscio, ti ci fermi, vedi cosa fa. E cosa mai farà? Mi piscia in testa, mi bagna di piscio. Ma no, ma sono ganze le frasi che dice, tutto il contesto. Oh no, è rotta. Quando ci sono queste cose strane devi capire che puoi fare qualcosa in particolare. Ah. Ok, qui è rotto, quindi... Meno male che ho trovato una... Un paio di shaft. Cazzo, ma è bloccato. No, vaffanculo, va, Dio mio, però. No. No. Jack, please answer me. Jack! Un minimo di movimento, madonna, voli. Ma devi per forza fare tutta quella roba lì per mettere le frasi. O le, cioè le tutto brutto. Così come il codice. E viene fuori. Ciao Dio Roby, sapete che maestro Kojima è un po' fissato per queste cose, tipo il tizio che piscia? Per lui è comico. Quindi Metal Gear c'è una cosa simile. Sì, Metal Gear 4 c'è quello che ha fatto vedere nella demo, dove si nasconde al posto della statua e gli tiene con la mano il pacco. Me lo ricordo. E gli si stacca l'uccello alla statua. Me lo ricordo, me lo ricordo. Ma volevo stavo pensando di appendermi, France. Per quello sono andato contro là. Non si sa mai.
Ragazzi, si è tutto bloccato, scusami. Che cazzo devo fare? Tanto salviamo, che tanto tra poco poco stacco. Jack, do you need to save? Sì. Anthony ti chiede che voto mi dai. Aspetto che finisce il gioco. Cioè tutta la saga, poi gli do il voto. Oddio, ancora con queste stronzate del 30 aprile sbrocco, What? Why are you going out with me? Huh? Is it because I'm beautiful? Why are you asking me this all of a sudden? And where do you get off calling yourself beautiful? Well, it's the truth, plain and simple. I'm too smart not to realize it, and not sarcastic enough to be modest about it. Is that so? Well then, your schedule must be booked solid with dates. You bet. I've even hired a private secretary to deal with all of them. But she cancels all of my appointments except for yours. Ooh. Sometimes it really does bother me. Sometimes I think all you want is a pretty face to accompany you to parties. What are you... Just to make everyone jealous when they see you with me. You're being ridiculous. Oh, really? But you never talk about yourself. I never know whether it's really me you want by your side, whether you'd ditch me if you found someone prettier. You know that's not true. Really? Then would you still go out with me even if I weren't beautiful? Of course. Do you like me for me? Or is it my reputation? Do you really think anyone would say your reputation? I'm just joking. Of course I like you for you. Honest truth. Really? Thank you. The enemy has already entered the nuclear launch code. Secure the president before they can confirm and finalize the code input. The president is on the first floor of Shell 2's core. Raiden, you cover the president. Make contact with him before the confirmation of the nuclear launch code. We are going to start repairs on the Kamov. That should keep our hands full for a while. I did a round of Shell 2 during bomb disposal. Let me know if you have any questions. Avevo delle questions, ma non mi hai cagato. Provo a richiamarti. Have you ever heard of Outer Heaven? Outer sì. Heaven? Yeah. Know anything? No. What about it? The terrorist leader mentioned it. Something about being close to reviving Outer Heaven. Is that right? Well, do you know anything? No, but whatever their goal is, they're probably up to no good. We've got to stop them. Yeah, right. Evidentemente non devo passare di qui e non mi posso neanche appendere. E adesso sono qua. Questi sono venuti giù. Beh, non è che ho tantissime alternative però, eh. C'è sicuramente qualcosa che non vedo. Qui è da dove mi sono buttato giù. E qui è la porta rotta. Ok. Ponte che non posso fare da peso. Che è bloccato perché comunque è tipo livello 5, infatti. Non posso neanche dire, ho il dubbio che magari sono dalla parte sbagliata. Non è che devo andare di là con un salto. Così. Fidati. Io ci provo. Fidati. Vedrai che muoio, a parte che ho già salvato.
Infatti adesso voglio provare con quella tecnica lì della ruota. Madonna, mi sono stannato. Non provo con la ruota. La ruota è l'unica cosa che mi viene in mente. Oh, sì. L'ultima volta che ho provato a usare la ruota, il salto non era andata a buon fine. Bene, meno male. Ok, io direi che entro qua e stacco. Vengo a fare due passi con te e poi sistemo il Metal Gear Rex. Olga, Snake, he's here. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Spero che vada indietro. Where is Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The Kamov is out of action. Take the oil fence from Strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training. Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Sì, il presidente sarà la mia prima vittima.
Ok, dai, io dico che salvo e stacco. Jack, do you need to save? Jack, tell me, am I really helping you out? Yeah, you're a huge help. I'm lucky to have you as an analyst. But didn't you tell me just a little while ago that I should change my job or quit or something? Yeah, and you were pretty pissed off. Why did you say those things? Well, you have to work overtime and stuff. It sounded pretty tough. But you didn't mean it, did you? I was wrong about a lot of things then. I just thought that if we had more time to spend together, that... You were thinking of your own danger. Well... Don't you think it's selfish to expect everyone to be at your beck and call? I'm not your personal possession, you know. That's not how I think of you. Is that so? Yeah. Listen, I like you, and I like the me that likes you. But I do not like being summed up as Jack's girlfriend. The very thought of it makes me shiver. There's a lot more to me than just being your girlfriend. The fact that I'm doing the job I want to do is part of that, understand? Yeah, of course, I want to be recognized, first of all, for who I really am. Especially by you. I don't want you, of all people, thinking that I'm just your girlfriend. That's not what I think at all. Can you really say that? Absolutely. Really? I'm glad. Lei probabilmente è il personaggio che più mi sta sul cazzo in tutto il gioco, anche se questo discorso che ha fatto era bello. Perché sul discorso dei diritti delle donne, queste cose qua, di non essere riconosciuta in un certo modo e basta. Quindi quello mi è piaciuto. Però fondamentalmente è un personaggio che proprio mi sta sui coglioni a più non posso. Due cose deve fare. Due, gli è stato detto di non chiamarmi per nome e di tenere fuori i propri cosi, i propri interessi personali per i fini della missione. Non fa altro che parlarmi di cazzi nostri e mi chiama Jack. È come Skylar di Breaking Bad. No, perché Skylar per me è comunque un... cioè, riuscivo a contestualizzarla all'interno della serie TV. E più che altro... Skylar ce l'ha, poraccia, un motivo per rompere il coglione, è stressata a morire. Questa due cose deve fare. Non chiamarmi per nome, deve chiamarmi Raiden. Praticamente è Claudia. E non interferire con la missione facendo discorsi personali. Non fa altro che parlarmi del 30 aprile, di questo e quell'altro, di qua di là. E mi chiama Jack. Madonna mia, non capisci un cazzo! Io avrei sbroccato in Kodak, te lo giuro. Sarei impazzito. Concorderebbe con me, sarei proprio impazzito. Comunque, bene, basta. Riprendo domani sera. E domani sei a casa? Allora domani sera faccio alle 9, che non c'ho voglia di farlo alle 8 di fare le corse. Quindi, vabbè, tanto poi vi aggiorno su Instagram. Vediamo un po', dipende da come sto domani. Mi fa vedere la statuetta distrutta del re. No, oddio, spero di no. L'unica cosa che è venuta male è il cannone. Perché è fatto così, cioè viene dritto però un pezzo... Hanno riscattato lo sgranchirsi, vai. Ah, porca troia. Mi ha fatto scappare ancora più pipì. Dai, raga, ci vediamo domani sera, sempre qua, per le 9. Io dico le 9, almeno vado un po' più con calma. Però se anticipo ve lo faccio sapere. Tramite Instagram oppure vi mando un messaggio, dai. Ci vediamo domani sera, buonanotte a tutti.